Allora, oggi cercheremo di capire cosa la mia serranda, che praticamente, vabbè, che non si abbassa tutta, già lo so da tempo, arriva qua a questo punto e si blocca. Ma stamattina ha un altro difetto, che non si alza, si alza fino a un certo punto e poi sbatte. Quindi non si alza praticamente e nemmeno si abbassa, quindi sbatte un po' da tutte le parti. Ora il cassettone è già aperto, quindi andiamo a vedere un po' cosa è successo là sopra. Allora, siamo nel cassettone, più che altro è per la polvere. Allora, il fatto che non si abbassa, come potete vedere, c'è una fascia, che però è soltanto una, disallineata e sbatte qua. Quindi la potrei... sbatte qua nella guida poi e non me la fa abbassare del tutto, quindi questo si dovrebbe riportare al suo posto. Però sicuramente ci vorrebbe anche qualcuno che la terrebbe un po' sulle ruote per fare questo lavoro, per spostarla. Infatti così praticamente con una mano mi viene male, mentre il fatto di alzarla praticamente è tutto un difetto, che è tutta disallineata come potete vedere. Quindi si deve riallineare. Il fatto di alzarla invece ho visto che sbatte questo in questo ferro e non me la fa alzare del tutto. Quindi è già per l'altro, chissà da quanto che ci sbatteva, perché si sta pure rovinando. Quindi è un po' tutta di riallineare. Mi interessa di più questo. Vediamo se ci riesco. Si abbassa anche da sola questa serranda. Dovrei cambiare anche la corda, ma comunque per questo magari farò un altro video. E per il fatto che si abbassa sola, non so se risolvo cambiando la corda, non è detto. Allora, questo è abbastanza duro. Se riesco a farlo con una mano. Mi sto spostando. Ho spostato un po' l'altro. Ah, forse sì, l'ho spostato. Comunque è tutta da fare, poi si deve riportare tutta allineata bene, perché questo sicuramente sarà anche più avanti. Quindi a me interessa il momento che non sbatte lì. Cosa è successo in questa serranda poi? Dunque, vediamo un po'. Si sta alzando. Ok, dai, ce l'ho fatta anche con una mano, sono riuscito a farvi vedere un po' come risolvere il problema, va bene. Ok, quindi se avete dei problemi che la serranda sbatte quando si abbassa o sbatte quando si alza, è da portare tutto questo in linea, per come vedete qua. Ora io con una mano, diciamo, ho risolto il problema, però si dovrebbe riportare tutto in linea per bene, così si abbassa anche del tutto. Ma siccome effettivamente mi sta bene anche in quel modo, che essendo che si abbassa anche da sola, io lo lascio sempre uno spiraglino là sotto, quindi sembra fatta apposta, che comunque non è fatta apposta. Arriva là, sbatte, tanto è quasi del tutto chiusa. Sicuramente un giorno lo risolverò anche, ma mi interessava in questo momento alzarla. Esatto, arriva là e sbatte, però adesso si alza. Ok, questo è il buongiorno, si vede dal mattino. Ok, ciao, alla prossima.